Dal 2001 la Caritas di Roma utilizza le monetine di Fontana di Trevi, che come abbiamo già detto è una pioggia di monetine che ha creato un mare di bene. È un dono per la città che, per rimanere tale, cioè un dono per la città, deve essere donato e non preteso. Questo dono delle monete della Fontana di Trevi, che il comune ha scelto di lasciarle, di consegnarle ancora alla Caritas di Roma, sono un dono per la città, noi lo accogliamo come dono e non solo ne faremo dono a tutte le persone che bussano, busseranno alle nostre, ai nostri centri, alle mense o i centri di accoglienza o a tutte le famiglie che hanno bisogno di un sostegno, ma lo doneremo anche a tutte le persone che sul territorio, in maniera sparsa, quindi nelle parrocchie e in tutte le altre realtà, ci chiederanno un sostegno. Nell'unica intervista che ho rilasciato, io ho detto: mi rifiuto di pensare che questa cosa accadrà. Aspettiamo il comune che ci dica e ci dia indicazioni e ci dica come andranno gestite le cose. Quindi non l'abbiamo vissuta come una sberla, perché di fatti era semplicemente, è stato uno spazio in cui tra la pubblicazione della memoria di giunta e un'interpretazione in prima persona della sindaca si è creato una specie di piccolo vuoto di comunicazione, di interpretazione, dove noi siamo rimasti in attesa. E quindi, più che viverla come sberla, sì, c'era un po' di apprensione rispetto a questo, però ecco, oggi, anzi da ieri pomeriggio, abbiamo capito. La Raggi ha semplicemente ribadito che le parole che ieri ha esternato nella dichiarazione le conferma pienamente, che ci incontriamo a breve, che non dobbiamo preoccuparci perché a breve poi ci forniranno anche tutti i dettagli dell'iter. Siamo una realtà sussidiaria alla città, non sostitutiva, che rappresentiamo la Chiesa di Roma e operiamo a nome della Chiesa di Roma, quindi della diocesi del Papa, e che quindi cerchiamo soltanto, sempre continueremo a cercare l'insegna della collaborazione, della complementarietà. Non vogliamo né sostituirci né vogliamo pretendere niente. In una città civile come Roma non è possibile che la gente muoia per una causa assolutamente banale, che è quella del freddo. Il punto di vista è delle persone più silenziose. Ci sono tanti poveri con una grandissima dignità che difficilmente fanno azioni di protesta plateale. Ecco, spesso ci capita questo, di incontrare le persone che entrano, varcano le soglie dei nostri centri d'ascolto in punta dei piedi. Quindi, siccome non fanno rumore queste persone, il nostro punto di vista è provare a dare più voce, ad alzare, se vogliamo così, il volume senza urlare della voce di queste persone. Con questo progetto del Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma, che noi abbiamo su tutti i municipi, in 15 municipi, siamo entrati sempre più in case, diciamo, inesplorate, difficili, e dove però abbiamo scoperto una cosa. Queste sono persone che hanno delle risorse enormi, lo diceva anche Roberta. Cioè, noi dobbiamo cambiare la visione. La paura di impoverire in prima persona tende a stimolare una reazione di chiusura verso i più poveri e quindi nasce un po' la contestazione, nasce il rifiuto certe volte, e qualche volta anche il mondo, se vogliamo così, politico un po' lo utilizza come occasione per aumentare una certa popolarità, e questo lo considero un po' scorretto. Noi diciamo spesso alcune cose: la povertà non è una colpa, è una tragedia, bisogna che ci ricordiamo questo. I poveri non sono delinquenti, cioè povertà non è uguale delinquenza. Poi i poveri diventano un'opportunità per ciascuno di noi. Noi diciamo questo alla città, alla cittadinanza, alle persone spaventate, arrabbiate per le proprie fatiche di vita, a dire: guardate, non facciamo la guerra tra di noi, perché fare la guerra tra di noi non andrà che peggiorare la situazione di tutti.